raccontato l'episodio di Palazzo Chigi, del mancato, diciamo, interrogatorio, per raccontare, quindi racconto, una scena comunque paradossale, e cioè una scena silenziosa nel quale un Presidente del Consiglio che con autenticità, io con il mio appello sollecitavo a collaborare con i giudici, i pubblici ministeri, gli avvocati, a cercare di far venire, dare un contributo di verità di un processo nel quale comunque era imputato il suo braccio destro, il senatore Dell'Utri, che poi venne condannato in primo e secondo grado, aspettiamo sempre la Cassazione, quindi presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, eppure ciononostante, pur essendo imputato il suo braccio destro, che quindi era normale dovesse essere tra virgolette indotto a testimoniare in suo favore, pur essendo Presidente del Consiglio e quindi essendo normale, credo, in qualsiasi parte del mondo, che un Presidente del Consiglio convocato non come imputato ma per testimoniare in un processo in cui si parla di responsabilità ai terzi venga a raccontare la sua verità, invece questa scena è un po' appunto paradossale del silenzio cupo e pesante di quella sala, nel quale poi io ho citato due particolari che mi hanno colpito, non ho commentato, ma mi hanno colpito. Il primo è appunto il commiato, il Presidente del Consiglio che non salutò il pubblico ministero, stiamo dicendo oramai ci siamo abituati, e quella folla di avvocati, consulenti, porta a borsa degli avvocati e dei consulenti che si affollavano per andare appunto a ossequiare il capo del governo, e ciò facendo nella ressa per chi arrivava prima, facendo anche rotolare delle sedie di quella sala vattata e quindi creando una improvvisa atmosfera grottesca, nella quale poi, a fronte del silenzio tenuto dal testimone, vi fu un racconto, ma un racconto di una realtà rovesciata, e cioè quel che accadde dopo, quando gli uomini del cerimoniale di Palazzo Chigi suggerirono, per ragioni di sicurezza, ai magistrati di uscire da Palazzo Chigi dall'ingresso posteriore per non dare nell'occhio, in modo tale che fosse garantita la sicurezza dei magistrati, ma evidentemente analoghe ragioni di sicurezza non militavano per i difensori dell'imputato e dello stesso Presidente del Consiglio, che quindi uscirono dall'ingresso principale trovando telecamere e giornalisti, in modo tale, loro sì, di poter parlare, poter raccontare un'udienza raccontata alla rovescia rispetto a come era andata, dicendo che era stata un'udienza nella quale si era dimostrato che non c'era nulla da chiarire e tutto era chiaro, era quindi inutile quella testimonianza. Antonio Ingroia, qualche giorno fa, durante un incontro con Libero Mancuso, durante un'altra presentazione del suo libro, ha detto che negli ultimi decenni nella magistratura Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Saverio Borrelli, Giancarlo Caselli e pochi altri magistrati hanno fatto fino in fondo il loro dovere, e che se la classe dirigente, non solo quella politica, è rimasta impunita negli ultimi decenni, dovuta anche a forti mancanze e forti omissioni della magistratura. È vero secondo lei, e cosa deve cambiare all'interno della magistratura perché ci sia un nuovo corso? Non è una domanda da poco quella che lei mi fa. Condivido abbastanza quello che ha detto Antonio Ingroia. Credo che purtroppo le ultime politiche, le ultime per modo di dire, perché sono, diciamo, dall'epoca di Craxi, che bene o male c'è un conflitto tra politica e magistratura. Ma più che di conflitto parlerei di aggressione della politica, che è insofferente al controllo della magistratura, al controllo di legalità in genere.
E purtroppo i magistrati non sono immuni da questo clima, perché i magistrati sono uomini come tutti quanti gli altri, e dunque è difficile fare generalizzazioni. Però perché cambi qualcosa è necessario che cambi una mentalità complessiva che c'è, diciamo, nel paese, perché noi non siamo, ripeto, immuni da quello che succede fuori di noi. Noi non siamo e non vogliamo essere in una torre d'avorio in cui siamo delle tre scimmiette che io non sento, io non vedo, io non parlo. Noi purtroppo sentiamo, vediamo e parliamo, e ci vuole coraggio oggi per sentire, per vedere e per parlare. Intendo come sa parlare un magistrato, con le inchieste, con le sentenze, eccetera. Quindi c'è un clima di intimidazione generale, e naturalmente molti trovano più comodo, diciamo, abbassare la testa sostanzialmente. Quindi ci vorrebbe un cambio di norme o di... Ci vuole un cambio di mentalità, e poi soprattutto ci vuole un cambio di ambiente, di atmosfera. Se voglio dire, si parla di controriforme come quella sulle intercettazioni, sul processo breve e tante altre cose che sono già avvenute, come per esempio la riforma sulla prescrizione, allora è evidente che... tutto questo non ci aiuta a lavorare meglio, anzi, se ci tagliano le risorse come ce le hanno tagliate, noi non abbiamo i mezzi per fare le indagini. Raffaele Cantone, secondo Antonio Ingroia, negli ultimi decenni Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e pochi altri magistrati, tra cui Caselli e altri, avrebbero fatto fino in fondo il loro dovere. Secondo lei è vera questa sua sintesi? E cosa dovrebbe cambiare nella magistratura? Non è vero che quello che dice, cioè che non è vero che Antonio Ingroia dice che solo loro e pochi altri magistrati hanno fatto il loro dovere. Loro sono fino in fondo. Non è vero, secondo me, che nel libro si dice questa cosa, e non credo che questo sia il pensiero di Antonio Ingroia. Io credo che in magistratura sia la maggioranza quello che fa il proprio dovere, e ovviamente anche in magistratura ci sono persone che non fanno il proprio dovere. Come intervenire su queste cose? Diciamo, io penso che prima di tutto va tenuto conto di un dato: in magistratura l'azione disciplinare rispetto a tutte le altre pubbliche amministrazioni funziona in modo sicuramente molto più serio. Ovviamente, secondo me, su questi argomenti bisogna spingere, però non credo che si possa fare una valutazione così negativa dello stato della magistratura in questo momento. Sugli attacchi che la politica continua a rivolgere alla magistratura, una considerazione? Ma questo io credo che sia un problema veramente italiano, cioè non è possibile che la magistratura venga sistematicamente delegittimata, perché diciamo, la delegittimazione della magistratura è un danno per l'immagine del paese. Fra l'altro, spesso la magistratura viene delegittimata anche a margine di consessi internazionali, si dà l'impressione, che poi all'estero diventa quasi la regola, che i magistrati siano, diciamo, chissà che cosa, che non rispettano le regole, che in Italia ci sia una situazione allarmante. Non è così. Allora è arrivato il momento di dire basta e di recuperare i rapporti normali che ci dovrebbero essere tra il potere politico e quello giudiziario, cioè ognuno fa il suo lavoro nell'ambito delle proprie competenze, rispettando ognuno le competenze altrui. Una carretta sgangherata, che se gli va bene riesce ad arrivare dove si era proposto di arrivare, che magari viene rimandato indietro o viene messo in un centro... Questo è un libro che, pur parlando di fatti e di fatti gravissimi, è un libro da cui, diciamo, traspare pienamente la passione che ha Antonio, non solo per il suo lavoro, ma anche, diciamo, per una conoscenza, una curiosità, diciamo, dei fatti e del mondo che lo circonda, che credo sia la molla che lo ha spinto e lo spinge tuttora, così come spinge tanti di noi, ma non solo magistrati, chiunque, voglio dire, fa il proprio lavoro con impegno e con passione, ha una sorta di, diciamo, di curiosità per quello che lo circonda, per quello che fa e per quello che vede fare agli altri, diciamo. E questo libro è intriso di tutto questo, che è rivelato invece una persona diversa da quella che pensavamo. Ci sono vicende oscure che attraverso questo libro diventano chiare. Io, per esempio, nonostante uno che sono più o meno informato, legge il giornale, eccetera, non avevo mai ben capito fino in fondo la vicenda del suicidio del giudice Lombardini, non so se ve lo ricordate, il giudice antisequestri della Sardegna.
Insomma, se Antonio, tra i tanti processi, tra i tanti indagini che ha seguito anche questa, perché la Sicilia ha una competenza funzionale sui reati commessi o in danno di magistrati della Sardegna. E quindi lui è andato in Sardegna insieme a Caselli e ad altri colleghi ad indagare. E se leggete la parte che riguarda appunto il capitolo sui suicidi, ed è una storia molto inquietante che io personalmente, leggendo i giornali, non ero mai riuscito a capire fino in fondo, e c'è un momento molto drammatico in cui sostanzialmente questo giudice si suicida quasi davanti agli occhi dei magistrati che lo stavano indagando. Antonio Ingroia ci ricorda il fatalismo anche un po' rabdomantico, un po' profetico, sinistro di Paolo Borsellino, sul quale la morte aleggia proprio come un ospite ingrato, un compagno misterioso. Paolo Borsellino che sa di dover morire come il padre e il nonno a 52 anni, e a 52 anni il fato gli dà ragione, ma è un fatalismo quello di Paolo Borsellino attivo. C'è un fatalismo che consente a Paolo Borsellino, pur sapendo che il tritolo è arrivato a Palermo, il tritolo che dovrà farlo saltare in aria, gli consente di andare incontro alla morte con fermo ciglio. L'espressione eroe non piace ad Antonio Ingroia, non gli piace l'espressione santo, è sicuramente però un modo, un'icona civile, è un modo di incarnare il servizio nei confronti dello Stato fino al sacrificio, nella totale consapevolezza del sacrificio, che è stato un esempio straordinario per la mia generazione. Ricordo, lo ricordavo ieri con il mio rettore, che in quei mesi immediatamente successivi al 19 luglio 92 all'Università di Roma La Sapienza, facoltà di giurisprudenza, esplosero le iscrizioni a giurisprudenza sotto l'effetto di quei fatti, di quella strage, di quella mattanza mafiosa, sotto l'effetto delle due morti colpevolmente tenute a distanza di due mesi, di due servitori straordinari dello Stato. Ecco, quel fatalismo è un fatalismo molto poco meridionale, consapevolezza e coscienza della morte che aleggia e virtualmente trionfa su ognuno di noi, su ognuno dei personaggi che affollano questo libro, ma è anche consapevolezza del dovere di dire no, di opporre un argine alla forza cieca del reale, a questo fiume in piena, trascinante, che altrimenti è la mafia, che altrimenti sono le mafie, che altrimenti è il groviglio, il diluppo mafia politica. E poi c'è invece un fatalismo passivo, che è il fatalismo di cui si parla in tutto il Gattopardo, quel fatalismo che porta Tancredi, la landalone del film, ad accompagnare nel novembre 1860, un anno prima dell'Unità d'Italia, il messo Sabaudo, Chevalier, in un primo mafia tour della letteratura italiana, lo porta a vedere dei gradini sui quali è stato depositato a rate il corpo di un ragazzo che è stato sequestrato, gli fa vedere, gli racconta questi dettagli truculenti, splatter, con compiacimento. E quando il conte Chevalier che arriva da Torino, dice con orrore: beh, ma quando arriveranno i nostri carabinieri tutto questo finirà, Tancredi lo guarda e con un sorriso che è la pars pro toto di tutta l'Italia meridionale, di tutto il nostro modo di pensare che ci fotte, questa è la parola chiave, ci frega, risponde con un sorriso dicendo sì, tutto cambierà, 1860, 150 anni fa. Raffaele Gattone, magistrato di Cassazione, che ha molti stimoli da raccogliere. Buonasera a tutti, innanzitutto, e devo dire che invece il mio compito è questo. Io credo che il libro di Antonio Ingroia sia particolarmente bello, soprattutto per un primo elemento, perché fa giustizia, l'hanno già detto gli altri, quindi non dico una novità, ma fa giustizia di una semplificazione che ormai sta passando un po' nella propaganda politico-sociale, cioè l'idea che ormai le mafie non ci sono più, che sono invenzioni dei magistrati, questi magistrati mentalmente deviati che pensano sempre alle mafie, ma quali mafie? Ci abbiamo un ministro che ha messo un po' di carri armati per strada, le mafie le ha eliminate, basta. E invece Antonio Ingroia, diciamo, mette il dito nella piaga, le mafie sono cambiate, non sono diventate affatto
meno pericolose. Anzi, Antonio dice una cosa su cui tornerò proprio alla fine, quando dice quanto sia difficile il rapporto soprattutto con i colletti bianchi, quanto sia il vero problema quello del rapporto con i colletti bianchi. Io quindi credo che questo primo passaggio sia una cosa di cui andar grati, perché ho scritto stamattina cominciando il libro, Antonio Ingrove non è un soggetto particolare, io lo ammetto, diciamo, io di Antonio Ingrove invidio soprattutto il suo esordio professionale. Aveva avuto la possibilità di fare l'uditore di Giovanni Falcone e di aver potuto lavorare con Paolo Borsellino, è una delle cose che ti invidio, ma proprio in modo clamoroso, perché voglio dire, hai avuto la possibilità di abbeverarti direttamente alla fonte della conoscenza che sono Giovanni e Paolo. E quindi averlo detto da chi si è occupato di mafia da sempre, senza mai interrompere, cominciando dalla procura di Marsala, che pur non dovendosi occupare, almeno poi diciamo nella prima fase poteva farlo, proprio le DDA non poteva farlo più, si è occupato da sempre. Aver detto questa verità io credo che fa giustizia di tentativi di semplificazione. La famiglia, abbiamo conosciuto la camorra, mi hanno aiutato a credere nello Stato e avere ancora fiducia nelle istituzioni. Mia madre aveva 39 anni quando è stata uccisa ed io ho letto questo libro ovviamente con degli occhi particolari e non ho potuto non cogliere il modo in cui il procuratore Ingroia, in modo molto generoso, rappresenta storie di uomini che hanno perso la vita in modo così ingiusto e brutale. E io in questo libro traggo quella che è una profonda lezione civile e che forse può aiutare tutti quanti noi a svegliarci da questa indifferenza e a situazione. Accogliere a Napoli, in questa città, questo libro credo che sia particolarmente significativo. Il potere ovunque è votato all'autoconservazione ed è prodigo di menzogne per il suo popolo, ma noi abbiamo un male più grande, quello delle mafie, che ci impone di superare le logiche a cui ci hanno piegato e guardare oltre il velo che ci pongono davanti alle verità. Forse dobbiamo convincerci che tocca veramente ad ogni cittadino, ad ogni individuo, al singolo, la responsabilità di partecipare e comprendere che in Italia negli ultimi 15 anni probabilmente abbiamo avuto le leggi che sono mutate nel tempo solo per essere adeguate alle esigenze di una persona che non si considera onorato di servire lo Stato, dell'incarico che ha ottenuto, ma il Paese come beneficiario del fatto che lui quando può dedicarsi allo Stato, e questo credo che sia un'offesa per il valore che ha vissuto. Se non riusciamo ad imporre, perché noi lo possiamo fare e non abbiamo il potere, una nuova classe dirigente politica, una dirigenza altra, poiché ci percepiscono solo come massa di consenso, imposto troppo spesso con ricatto del favore, ma questo lo sappiamo benissimo, allora dobbiamo condividere le responsabilità con chi dello Stato ne fa un valore assoluto, evidentemente. Possiamo solo essere cittadini responsabili, che sanno amministrare le complessità di una società senza debolezze, che hanno la curiosità di capire e di conoscere. E questo è successo, per fortuna, è successo perché non mancano i semplici cittadini che sono stati capaci di analizzare i problemi, studiarli a fondo, trovare e proporre soluzioni, quello che lo Stato non fa o non vuole fare. Questo è successo personalmente in un'esperienza che ho vissuto nei giorni di Terzigno, per una questione di rifiuti. Mentre lo Stato gestiva e risolveva con i metodi dei casalesi, nel frattempo dei cittadini si sono informati, hanno studiato e hanno conosciuto dei metodi diversi che non inquinano e creano economia con la pulita. Bravo. Non soltanto vogliono andare a pensare in tutti i generi, distruggendo aria, terra, ossigeno, vita, tutto. Io credo, forse il mio inguaribile ottimismo mi fa parlare, ma io credo in un momento importante del nostro paese, nel quale la questione morale, che spesso o quasi sempre è questione criminale e che c'è sempre stata, ahimè, ci accompagna un po' la storia del nostro paese da decenni, però è rimasta lì un po' insomma, diciamo, sonnacchiosa e dimenticata. Oggi è tornata prepotentemente al centro dell'attenzione, c'è una parte consistente, non so se maggioritario, insomma, non faccio naturalmente il sondaggista, non so se maggioritario o meno, ma una parte importante della nostra società, dell'opinione pubblica, dell'Italia, ad ogni latitudine, vuole che si riaffermino i principi e i valori
per i quali tanti uomini sono caduti, una volta la mafia, oggi pure tra l'altro la giornata della memoria della Shoah, tanti sono caduti negli ultimi 50-60 anni su più fronti diciamo di resistenza per difendere i valori fondanti di una convivenza civile, quindi libertà, giustizia, verità, eguaglianza, contro ogni forma di prevaricazione, privilegi, impunità, diseguaglianza, violenza, intimidazione, negazione dei diritti. La mia è una piccola, in questa grande storia collettiva del nostro paese, una storia difficile e tormentata in mezzo a lutti, tragedie, stragi, omicidi, verità spesso negate, impunità rivendicate, depistaggi e coperture violentemente imposti. Ecco, la mia è una piccola storia ed è quella che ho provato a raccontare nel libro, di un giovane, siciliano, ma poi io ho sempre colto una linea di continuità tra il mio impegno da studente e il mio impegno da magistrato, da giovane siciliano che si è ritrovato un po' per caso, un po' per necessità, come ho voluto intitolare uno dei racconti del libro, poi per caso, un po' per necessità, a imbattersi con la questione mafia e antimafia, avendo anche la fortuna, perché questa è stata proprio fortuna, questo è un caso fortunato e di grande privilegio che ha dato la svolta alla mia vita, di ritrovarmi a occuparmi di diventare magistrato e iniziare il mio percorso di magistrato appunto incrociando questi due grandi magistrati e grandi uomini, anche grandi, consentitemi, pensatori, perché credo che Falcone e Borsellino insieme abbiano anche un po' fondato un modo di pensare, di pensare la cittadinanza attiva in modo nuovo nell'Italia meridionale degli anni 70-80 fino all'epilogo degli anni 90. E però non ho voluto, e perché non ho neanche la pretesa, scrivere un saggio appunto ricostruttivo di storia del nostro paese, non ho questa presunzione, ho semplicemente appunto voluto raccontare una serie di storie piccole e grandi, grande storia di questi uomini, Falcone e Borsellino, ma anche tante piccole grandi storie come quella appunto di Rita Atria, come dicevi bene tu, una delle ragioni fondanti del libro nasce da una esigenza narrativa. Esigenza narrativa che però non è un'esigenza squisitamente, diciamo, in senso letterario, non è che è la moda dei magistrati scrittori, però è un dato di fatto. Se tanti magistrati avvertono l'esigenza di scrivere libri, io non credo che sia né per moda né tantomeno per cercare, diciamo, di lucrare sui diritti d'autore, ma è una esigenza intima e profonda che ci deve anche farci capire, non neanche, come ci dicono chi poco ci ama, un'ulteriore manifestazione, diciamo, della smania di protagonismo dei magistrati, che non contenti di comparire in TV vogliono anche comparire nelle librerie.
E infatti c'è qualcuno anche che ha criticato perché è stato scelto nella copertina del mio libro di mettere la mia foto, quindi hanno detto la solita smania di protagonismo di Ingroia, che ci ha messo anche la foto, non l'ho scelta io, evidentemente la copertina me l'ha scelta l'editore. E no, invece proprio questa esigenza di raccontare, perché? Perché noi siamo abbiamo perso, credo, il gusto di raccontare, il gusto di leggere, sentire e raccontare il nostro universo, il modo di comunicazione è purtroppo invaso da quel basso, diciamo, assai basso orizzonte televisivo di risse mediatiche e slogan nei luoghi comuni, e si dà ragione a chi fa la voce più grossa, e tanto non importa quello che dici, non importa se sono fatti quelli di cui parli o se presenti una realtà rovesciata, perché quel che conta è se tu ti dai ragione, e ti dai ragione appunto usando la voce grossa, magari anche insultando. Ecco, il libro è un modo invece di raccontare, e di raccontare storie di uomini e di donne che hanno usato anche il racconto come loro mezzo, diciamo, per intervenire sulla realtà e per provare a cambiarla. Rita Atria, come ben ricordavi, al contrario del fratello, che per cercare giustizia della morte del padre, che era stato ucciso in omicidio di mafia, il fratello scelse la strada tradizionale in terra di mafia, in un paese di mafia come Partana, e cioè la vendetta, mise mano alle armi per uccidere gli assassini del padre, e rimase a sua volta ucciso. E così le donne di quella famiglia, la madre di Rita Atria stessa, e la vedova del fratello, quindi la cognata di Rita Atria, rimasero tre donne sole. Tre donne sole che fecero una scelta opposta in relazione alla diversa generazione di appartenenza. La madre scelse la via della tradizione, la via del dolore, del silenzio, dell'adesione appunto alla legge del comunque dell'omertà, e quindi scelse di non raccontare. Rita Atria, così come la cognata era Aiello, scelsero invece la strada di raccontare la loro vita, la loro esperienza, quello che avevano saputo dal padre, raccontando a un magistrato che era Paolo Borsellino. E Paolo Borsellino svolse il suo ruolo di magistrato non soltanto dentro le aule di giustizia, ma a sua volta raccontando quello che nelle aule di giustizia aveva fatto. Perché Paolo Borsellino fu uno dei primi, c'erano già stati altri, diciamo, pionieri di questa apertura dei palazzi verso l'esterno, Rocco Chinnici, che io ricordo appunto in quell'incontro che è stato rievocato e poc'anzi, fu il primo, anzi, dei magistrati di quella generazione a incontrare giovani studenti. Ma Paolo Borsellino lo fece, direi, in modo sistematico, andando per le scuole in giro per l'Italia, raccontando, facendo quindi scuola, raccontando la sua esperienza. Ed era un grande conversatore, un grande affabulatore, Paolo Borsellino, perché Paolo Borsellino faceva scuola anche raccontando. Io ho appreso tantissime cose del pool antimafia, l'esperienza di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone ai tempi negli anni Ottanta. Io non ero ancora magistrato nella prima metà degli anni Ottanta, gli anni, diciamo, storici, eroici tra virgolette, della primavera palermitana, dalla metà degli anni Ottanta, il maxi processo, Buscetta. Beh, io tante cose l'ho appresa non leggendo libri o leggendo degli arriti verbali di interrogatorio di Tommaso Buscetta, ma dalla viva voce di Paolo Borsellino, che amava appunto a sua volta svolgere questa funzione narrativa per tramandare. Borsellino non ha mai scritto un libro, perché lui amava, diciamo, più che la parola scritta, esatto, l'oralità della trasmissione, un po' della trasmissione dell'esperienza, un po' come nell'antica Grecia, qui il professore Carillo, diciamo, potrebbe spiegarci anche
le origini e le ragioni di tutto questo, ed ebbe un ruolo importante, ed era questa la forza di Paolo Borsellino, che infatti allevò una scuola di giovani magistrati e divenne un punto di riferimento e ammaliò, tra virgolette, un'intera comunità. L'esperienza di Paolo Borsellino in quel piccolo territorio che era il circondario di Marsala, la Valle del Bellice, un luogo dove c'era la mafia di Mazzara del Vallo, Maria Magate, Messina Denaro Francesco, Ciccio Messina Denaro, il padre di Matteo Messina Denaro, oggi il boss mafioso più pericoloso e ancora latitante probabilmente a Castelvetrano, un luogo difficile, come saprete, come dimostrato anche il fatto successo qualche giorno fa quando sono andato in una scuola che è in un teatro, cioè dove dovevano venire gli studenti, i dirigenti scolastici hanno vietato la presenza degli studenti soltanto perché era prevista anche la testimonianza di un pentito, e quindi il pentito infame non diventa diseducativo. Quindi ad esempio un presidente della regione oggi in galera diceva che la mafia fa schifo mentre trascava con i mafiosi e tutti lo applaudivano quando diceva la mafia fa schifo. Questo per dire come appunto Paolo Borsellino, come terra appunto difficile dove Paolo Borsellino però riuscì a fare breccia. E ad esempio Paolo Borsellino fu quello che introdusse le cosiddette conferenze stampa, le conferenze stampa alla fine delle operazioni di polizia. Anche questo non è stato oggetto di polemica perché si dice che è il protagonismo dei pubblici ministeri. No, Paolo Borsellino aveva pensato non certo per smani di protagonismo, ma perché era un modo per entrare in comunicazione con una comunità, per dire qua c'è uno Stato che arresta i mafiosi, potete avere fiducia in questo Stato, ed è quello che accadde appunto con Rita Atria. Quindi il racconto, così come per me i racconti, questa volta la parola scritta più che orale, non solo il romanzo di Tomasi di Lampedusa, ma i romanzi di Leonardo Sciascia sono stati romanzi di formazione per me, perché lì ho cominciato a capire cos'era la mafia, cos'era stata la mafia e cos'era diventata la mafia, cos'era la mafia dei tempi del giorno della civetta. E cos'era diventata la mafia nel rapporto con il potere, con le stanze delle istituzioni, nel contesto da cui poi sono stati tratti dei bellissimi film. Ecco, dall'altra parte i silenzi. Io, il silenzio della mafia, le reticenze.